Eccoci qui, buona giornata a tutti, benvenuti in Quotidiano Medicina, le ultime notizie, gli approfondimenti, ogni giorno una monografia sempre fondata sulla scienza medica ufficiale. In apertura, come sempre, la notizia, secondo noi più interessante del giorno, oggi la mutazione del coronavirus del ceppo cinese e quindi la sua accresciuta trasmissibilità in tutto il pianeta, secondo uno studio dell'Università Campus Biomedico di Roma ed il Policlinico Gemelli. Ed a seguire nella seconda parte del nostro quotidiano il Focus. Oggi il salvataggio del pianeta Terra, che non è il titolo di un romanzo, un film di fantascienza, ma una opportunità vera, reale per cambiare il corso di una crisi climatica che abbiamo tutti il dovere di fermare, accelerando la rivoluzione energetica dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Il nostro pianeta si salva però anche consolidando due pilastri oggi minacciati: la tutela delle biodiversità ed il no allo spreco di cibo. Ed apriamo con la notizia, oggi molto veloce, molto rapida, che è la grande virulenza e diffusibilità del Covid-19 a causa della mutazione del genoma dall'originario ceppo cinese a partire dalla prima in Germania, la prima mutazione dal paziente zero che avrebbe poi portato l'infezione in Lombardia. La mutazione, secondo gli scienziati italiani, avrebbe modificato l'iniziale virus di Wuhan, rendendolo molto più capace di infettare l'uomo e di circolare nel suo organismo, perché, secondo loro, la mutazione avrebbe provocato un cambiamento strutturale nella famosa proteina spike. Usiamo il condizionale perché invece molti altri scienziati sostengono proprio il contrario, che cioè la mutazione avrebbe prodotto un indebolimento del ceppo iniziale. Ma chissà quanti segreti svelerà ancora la ricerca sul coronavirus, come spiegava l'altro giorno proprio al Quotidiano Medicina il professor Alessandro Weiss, che dal Dipartimento di Medicina di Salerno coordina un team di ricercatori in un progetto che studierà proprio l'evoluzione del genoma, del DNA del virus. E siamo alla seconda parte di Quotidiano Medicina, al focus di approfondimento che oggi occupa la gran parte del programma. Il salvataggio del pianeta Terra, che non è il titolo di un romanzo, di un film di fantascienza, come dicevamo, ma una vera opportunità che ci è offerta proprio dal dramma del virus per cambiare il corso di una crisi climatica apparentemente inarrestabile, che fin quando avremo vita, noi più adulti, la politica, i governi, i media, abbiamo tutti il dovere morale di fermare per non lasciare un pianeta avviato all'invivibilità ai nostri figli, ai nostri nipoti e ai pronipoti. E c'è un'opportunità enorme, non certo favorita dal lockdown, che pure ha fatto crollare le emissioni di gas serra, che sicuramente torneranno a crescere se il mondo continuerà a funzionare con i combustibili fossili, quanto invece costruita, si spera, dai governi che hanno stanziato una cifra imponente, 9.000 miliardi di dollari, nel mondo per stimolare la ripresa economica. L'OIEA, l'International Energy Agency, ha così redatto un piano triennale per finanziare lo sviluppo sostenibile del mondo post pandemia in sei settori chiave: elettricità, mobilità, edilizia, industria, combustibili e nuove tecnologie a bassa emissione di carbonio. Si può coniugare la crisi economica con la difesa dei posti di lavoro e dell'ambiente, assicurano gli esperti dell'OIEA, che alla fine del triennio, per effetto degli interventi proposti, auspicano una riduzione delle emissioni di 4 miliardi e mezzo di tonnellate. Non abbastanza, certo, per restare entro la soglia di sicurezza di 1,5 gradi, a dire il vero, ma almeno stavolta la riduzione dei gas serra avverrebbe per merito nostro e non per colpa di una causa esterna, la pandemia devastante. In più, agendo sulle cause strutturali del riscaldamento globale, gli effetti sarebbero duraturi. C'è stato un altro momento in cui ci trovammo dinanzi ad uno scenario del genere. Nel 2010, ricordate, ripartimmo 2 anni dopo la crisi finanziaria del 2008, che fu terribile. Le emissioni di gas serra, con questo rimbalzo, fecero sì un
un balzo del 6%, ma non tutto tornò come prima. In Europa il consumo di combustibili fossili non raggiunse più i livelli precedenti perché nel frattempo gli investimenti nelle rinnovabili avevano reso molto più competitivi il solare e l'eolico. All'epoca appena il 16% degli stimoli alla ripresa furono destinati alla green economy. Oggi invece dobbiamo fare di più e meglio se vogliamo lasciarci finalmente alle spalle il picco delle emissioni globali. Secondo una stima di Bloomberg Energy, 500 milioni, anzi miliardi di dollari sono stati impegnati per salvare compagnie aeree e industrie inquinanti senza vincoli sulla riduzione delle emissioni. Del resto i governi sono stati costretti ad agire in fretta nel tentativo di salvare imprese e posti di lavoro del vecchio mondo, ma adesso non ci sono più scuse. Se vogliamo trovare una via d'uscita alla crisi climatica, questo è il momento giusto, magari approfittando anche di un'altra congiuntura favorevole, cioè il surplus di petrolio a prezzi stracciati. In che modo? Eliminando i generosi sussidi che tengono in piedi l'industria dei combustibili fossili. Contando soltanto quelli al consumo si parla di 400 miliardi di dollari all'anno, un milione di dollari, pensate, ogni minuto e mezzo, soldi pubblici che potrebbero essere spesi per finanziare la transizione energetica anziché il riscaldamento globale. Può essere fatta un'operazione del genere anche da noi in Italia? Sì, secondo Greenpeace, che ha proposto al governo un'analisi molto dettagliata che mostra come il nostro paese possa raggiungere il traguardo delle zero emissioni nette entro il 2040. Lo studio di Greenpeace prende di mira il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima dell'Italia, predisposto dal governo italiano, giudicato non abbastanza ambizioso per soddisfare gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. E anziché puntare sul gas, suggerisce lo Greenpeace di raddoppiare la quota del solare fotovoltaico e di investire molto di più in batterie e sistemi di accumulo. Le tecnologie esistono e sono ormai mature e competitive. In questo modo l'Italia potrebbe fare la sua parte nella difesa del clima e per di più con notevoli vantaggi economici ed occupazionali. Secondo lo studio di Greenpeace, per portare l'Italia a emissioni zero entro il 2040 servirà un investimento di 37 miliardi di euro spalmati sul prossimo decennio. Ma alla fine la transizione energetica si sosterrebbe da sé grazie al risparmio sulle importazioni di gas e di petrolio e porterebbe alla creazione di 163.000 posti di lavoro entro il 2030, un risultato per nulla disprezzabile di questi tempi. Ma la rivoluzione energetica, seppur fondamentale per frenare l'inquinamento e rallentare il cosiddetto climate change, cioè il cambiamento climatico, non sarà però sufficiente. Il mondo in cui viviamo si regge su due pilastri: le biodiversità, le diversità delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione, ed il cibo, di cui, attenzione, un terzo viene sprecato, gettato via durante uno dei passaggi dal produttore al consumatore. Il primo pilastro, le biodiversità minacciate, l'introduzione di specie esotiche negli habitat, i cambiamenti climatici o il sovrasfruttamento delle risorse naturali sono alcune delle concrete minacce alla biodiversità che devono spingere tutti verso un'attenzione sempre maggiore al nostro inestimabile patrimonio. La biodiversità non solo ha un valore etico fondamentale, ma permette soprattutto la nostra sopravvivenza e quelle delle altre specie al mondo. Sono 120 le specie di vertebrati terrestri minacciate proprio dalla perdita e dalla degradazione del loro habitat, e quasi 80 a causa dell'inquinamento. Di questi 120, il 36 sono anfibi, il 48% pesci ossi di acqua dolce. E non va dimenticato l'orso marsicano, il mammifero più in pericolo d'estinzione. Ma l'allarme nel paese è concreto anche nel mondo vegetale, dove è minata la sopravvivenza del 54% delle 1020 piante vascolari di lista rossa. In generale il 42% delle 202 specie è gravemente minacciato. Sono 3.182, di cui 1.600 circa animali e le restanti vegetali, le specie aliene che si trovano in Italia. Visto che nell'ultimo secolo si stima che nel nostro paese ne sono state introdotte più di 3.300. La loro presenza è fortemente dannosa. Predazione, trasmissione di malattie, lotta per le risorse alimentari sono fattori potenzialmente letali per le specie invece autoctone esistenti sul territorio.
I mutamenti del clima, e passiamo all'altro argomento, hanno gioco forse un impatto notevole sugli equilibri dell'ecosistema, diventando così tra le minacce alla biodiversità da tenere maggiormente sotto stretta osservazione. Le azioni spesso attribuibili alle attività umane alterano la composizione dell'atmosfera. Vista la loro velocità, gli habitat non riescono ad adattarsi, iniziando così a trovarsi in sofferenza, tanto che l'innalzamento delle temperature ha generato ingenti danni alle economie mondiali. Il continuo mutamento degli habitat, spesso causato dai cambiamenti climatici, porta le specie autoctone, cioè del territorio, a trovarsi in gravi difficoltà, non riuscendo ad adattarsi appieno alle nuove situazioni. E poi c'è da fare i conti con l'esasperato sfruttamento delle risorse naturali, ne abbiamo già parlato a proposito della pesca. Quindi l'inquinamento, alterando profondamente le acque, il sottosuolo, l'aria, mutando gli habitat, l'inquinamento è una delle maggiori minacce alle biodiversità. I rifiuti negli ambienti, se qualcuno non si occupa della loro rimozione. Scorrendo le tabelle con i tempi di biodegradabilità in mare, ad esempio, si scopre che una bottiglia di plastica impiega dai 400 ai 1000 anni per decomporsi, così come i sacchetti di plastica, le lattine di alluminio 10 anni, i mozziconi di sigarette 2 e così fino alle bottiglie di vetro che hanno un tempo indeterminato di biodegradabilità, si parla addirittura di tempi di infinito. Insomma, per proteggere la biodiversità bisogna fare molto attenzione a cosa viene gettato via e dove. Nota positiva nel sistema Italia dal 2016 al 2017, la produzione di rifiuti urbani ha segnato un meno 1,8% e oltre la metà dei rifiuti prodotti viene differenziata. Un buon risultato, ma ancora lontano dagli obiettivi prefissati. Le minacce alla biodiversità, come abbiamo appena visto, sono tante: i cambiamenti climatici, l'inquinamento, la frammentazione degli habitat. Sembrano questioni insormontabili per la quotidianità e la fretta di ognuno di noi, ma tutti possiamo contribuire nella lotta alla difesa dell'ambiente, anche con piccoli gesti, partendo da tre direzioni. Innanzitutto, promuovendo una buona informazione. La biodiversità garantisce la vita sulla Terra, è una questione che appartiene a tutti, perché tutti ne siamo parte. La tematica però non sempre finisce in primo piano sui giornali, sui media, sulle televisioni. Per questo la conoscenza ambientale e l'informazione in materia stanno avendo un ruolo sempre più devono avere un ruolo più strategico. Poi riducendo i consumi dove e quando possibile. È una delle grandi sfide del futuro in una società frenetica. Diminuire il proprio impatto ambientale è una buona pratica di vita, una risposta piccola, ma sicuramente concreta, dove si può ridurre. Ad esempio nel numero dei rifiuti, differenziando, riutilizzando i prodotti, la cosiddetta economia circolare, negli spostamenti, scegliendo quanto possibile altri mezzi, oltre l'automobile, utilizzando con attenzione climatizzatori e riscaldamenti. E come dicevamo prima, il secondo pilastro è il cibo e la sua corretta gestione. Secondo una stima della FAO, oltre un terzo del nostro cibo prodotto ogni anno per il consumo umano, cioè circa 1 miliardo e 300 mila tonnellate, va perduto o sprecato. Oltre 2 milioni e 200 milioni di tonnellate di cibo si sprecano ogni anno nelle case degli italiani. Buttare via il cibo costa ogni settimana in media 4, quasi 5 euro a famiglia, 6 miliardi e mezzo di euro considerando l'insieme delle famiglie italiane. Lo spreco di cibo in Italia vale lo 0,88% del PIL. È una stima MOSTR che è di oltre 15 miliardi di euro. Ma cosa si spreca soprattutto nelle case? Pane e verdure fresche sono tra gli elementi più spesso buttati via, poi pesano sulla pattumiera le bevande analcoliche, i legumi, la frutta fresca, la pasta fresca e quella è la non gettata senza essere stata consumata. Tra i rimedi antispreco più frequentemente adottati dagli italiani troviamo nel 65% dei casi un check della dispensa prima di fare la spesa. Il 61% di noi congela il cibo a rischio deperibilità. Il 54% cerca di prevenire controllando la quantità di cibo ottimale prima di cucinarlo. I negozi al dettaglio sono sempre meno frequentati dai consumatori, il 18%, così come i mercati, il 15%, a favore della schiacciante concorrenza dei supermercati, 7 italiani su 10 e ipermercati, 3 su 10. Da segnalare l'avanzata degli acquisti online, praticata dall'8% degli intervistati. E poi ci sono i paradossi del cibo. 821 milioni di individui nel mondo soffrono la fame
ed una persona ogni tre è malnutrita, ma intanto una persona su otto di noi soffre di obesità. Tutti possiamo contribuire all'obiettivo di spreco zero, acquistando solo ciò che serve realmente, compilando liste precise che non cadano nelle sirene del marketing, scegliendo alimenti locali e di stagione basati sulla dieta mediterranea, consultando etichette e scadenze, utilizzando al meglio il frigo, freezer, dispensa per gli alimenti senza stiparli ovviamente alla rinfusa. Cosa fare? Cosa suggeriamo? Più di 7 di noi su 10 ritengono che la via da percorrere sia quella dell'educazione alimentare, 72%, il 26% propone un packaging di nuova generazione, un italiano su 5 provvedimenti normativi con incentivi e sanzioni legate allo spreco del cibo. La nostra percezione dello spreco di cibo è ancora bassa, poco consapevole della necessità di una grande svolta culturale nella gestione del cibo a livello domestico, eppure la prevenzione degli sprechi non ce la può imporre nessuno, perché deve partire proprio da noi, dalle nostre teste. E come talvolta capita, c'è qualcosa di imprevisto che ci accade e che ci aiuta a risolvere o ad alleviare almeno un problema. È il caso appunto del coronavirus, della pandemia, del lockdown, che hanno accelerato paradossalmente un processo di miglioramento del nostro approccio con la gestione del cibo. Perché? Perché c'è stata una maggiore consapevolezza. Da una parte, in quarantena, l'acquisto di generi alimentari è decisamente aumentato. Un italiano su tre ha fatto la spesa più frequentemente, sempre uno su tre ha acquistato maggiore quantità di cibo rispetto al passato. Dall'altra, più ancora della quantità, sembra essere cresciuta la qualità del cibo acquistato in lockdown per quasi 4 su 10 di noi. Sul piano della tipologia di alimenti, gli intervistati sembrano dividersi equamente tra cibi freschi e cibi confezionati. E proprio queste scelte di acquisto si sono tradotte in una maggiore attenzione alla gestione del cibo comprato. In periodi di normalità è stimata infatti in 400 grammi la quantità del cibo sprecato a casa settimanalmente. Lo spreco di una sola giornata, nulla finisce nella pattumiera per 6 italiani su 10, 61%. Ma cosa abbiamo sprecato, soprattutto in periodo di quarantena? In termini di frequenza, verdure e frutta restano in testa alla hit degli sprechi, seguite da pasta e riso cotto, prodotti in scatola, carne e pane. In termini di quantità, invece, soprattutto il pane a pesare, con 40 grammi in media per porzione gettata, a seguire i legumi, 37 grammi, prodotti in scatola 34, e quindi frutta e verdura. E secondo l'indagine, scarso l'utilizzo da parte nostra del food delivery, quasi un italiano su due dichiara a priori di non volerlo praticare, per chi invece prevede la possibilità di farsi recapitare a casa del cibo pronto, la periodicità è estremamente diradata, meno di una volta a settimana per un italiano su tre. Grande attenzione alla cucina nelle settimane di lockdown. Se un italiano su tre ha dichiarato di aver dedicato alla preparazione del cibo lo stesso timing cui era abituato, ben 7 su 10 si sono invece cimentati ai fornelli con frequenza più rilevante rispetto a prima, e ben 4 su 10 lo hanno fatto con rilevanza estremamente superiore rispetto al passato. Sul fronte degli acquisti, meno di 1 su 5 di noi, il 18%, si è affidato agli acquisti online. Per 3 su 4 la meta di riferimento è rimasta, come dicevamo prima, il supermercato. E il confronto con la bilancia? 4 su 10 di noi dichiarano di aver conservato lo stesso peso che avevamo prima della quarantena. Per altri 6 invece si profila un periodo di regime alimentare controllato, 1 su 4 ha preso 2 kg, 1 su 5 ha contenuto invece l'aumento di peso entro i 2 kg. Ma c'è persino, attenzione, chi dichiara di essere dimagrito, poco meno però di 1 su 10 di noi. E spendiamo poco più di 2 minuti, 2 minuti e 40 secondi, per parlare di Literati, o Literati in italiano, una app sul telefonino per mappare, taggare e quindi localizzare e rimuovere i rifiuti sul territorio in qualsiasi parte del mondo. Lo facciamo con Michele Buonomo, per molti anni presidente di Legambiente Campania. Sentiamo. Le Nazioni Unite sostengono un progetto che si chiama Literati, o Literati insomma, detto alla nostra lingua, un'idea di Jeff Kirchner, una app sul smartphone, sul telefono, per fotografare, taggare e mappare le immagini dei rifiuti. Ecco, vedete in poche sequenze, vedete i gesti di una persona qualsiasi come noi
che ecco, digita sull'app e poi si apre diciamo, l'applicazione, il software con cui poi fotografiamo alla fine il rifiuto, però lui ci chiede anche l'app, dove l'hai trovato, di che natura è, perché l'app ti dice, ti fa scegliere se è carta, se è plastica, se è alluminio, eccetera, eccolo lì, tu lo scegli e poi alla fine scrivi paper, cioè carta, e poi dopo lo vedrete. Bisogna anche mappare, cioè dire dove è stato trovato. Ecco, quindi la possibilità di geolocalizzare le foto aiuta a creare questa mappa visiva dei rifiuti che può risultare utile da un lato per le autorità municipali, perché possono, per esempio, decidere di aumentare il numero di cestini posizionati nell'area interessata, dall'altro per convincere le aziende, come diceva Buonomo, come McDonald's o anche aziende più piccole, i cui contenitori e imballaggi figurano comunemente tra i rifiuti abbandonati, a ideare packaging più sostenibili. Molte foto riescono sì a ritrarre, cioè, ci sono addirittura degli artisti dei rifiuti, no? A fare delle foto di inaspettata bellezza sconvolgente dei rifiuti, però mostrano anche spesso come luoghi bellissimi possono essere soffocati dalla loro presenza. Quindi, Michele, tu che ne pensi, diciamo, di questa tecnologia che questa volta è piegata ad A un fine favore dell'ambiente. positivo? Sicuramente noi dobbiamo tenere in conto delle nuove tecnologie che sono sicuramente importanti. Vedevo il volo del drone all'inizio della nostra trasmissione, mostrava delle immagini di rara bellezza che andrebbero fatte conoscere, perché bisogna partire dall'acquisizione della bellezza per difendere il nostro pianeta, la vita sulla Terra, le tante specie a rischio. E a tale proposito sicuramente la tecnologia può aiutare, ma anche in Campania esiste un'app messa a disposizione degli osservatori civici che consente le stesse cose e consente la possibilità di trasmettere immediatamente ad un circuito quasi di pronto intervento per ovviare ai roghi degli incendi, soprattutto nella terra dei fuochi.